Ciao ragazzi, sono Ribart, oggi vediamo come si fa a spurgare un freno disco idraulico. Più che spurgare, togliere dell'olio in eccesso, perché può succedere che durante la pausa invernale il freno della bicicletta aumenti di pressione e quindi troviamo questo problema, tipo la leva del freno con pochissima corsa e la ruota completamente bloccata che non gira. A cosa è dovuto questo problema? Si crea all'interno del circuito dell'impianto frenante una pressione che va a chiudere, diciamo così, le pasticche del freno, così da bloccare la ruota. Come facciamo a risolvere questo problema? È molto semplice, bisogna agire su una vite di registro dello spurgo, cioè noi dobbiamo togliere dell'olio in eccesso nel circuito. Vediamo come fare. Ad esempio, in questo impianto frenante della formula abbiamo una vite di spurgo come questa e ne troviamo un'altra in fondo alla pinza freno qui. Per fare questa operazione occorre una chiave Torx, dopo dipende dal tipo di freno, cambia la misura, quindi prima di acquistare verificate che tipo di cacciavite Torx vi occorre per fare questo spurgo. Per prima cosa prendiamo della carta e la chiave, naturalmente andiamo a appoggiare la carta sotto la vite, evitare che coli olio sopra le pasticche freno oppure sul disco. Andiamo a svitare leggermente cercando di togliere l'olio una goccia alla volta, in questa maniera, così. Ecco, e richiudiamo subito. L'olio da togliere è veramente pochissimo, mi raccomando, questa operazione è da fare più volte in base all'occorrenza. Ora si riprova se gira libero la ruota, ma ancora è bloccata, quindi ripetiamo l'operazione. Richiudiamo. Questo è l'olio che abbiamo tolto, quindi pochissimo. Riproviamo. Ecco, come potete vedere la ruota è libera, non è più bloccata come prima. E la leva del freno è tornata nella sua corsa giusta. Vedete? Quindi non era più bloccata come era prima, così, ma adesso ha la sua corsa come l'altro freno, uguale, che era libero. Quindi è stata un'operazione molto semplice, però mi raccomando, fatelo sempre più volte e fate uscire pochissimo olio, perché sennò rischiate di far uscire troppo olio e dopo la leva del freno arriva a fine corsa e dopo bisogna aggiungere dell'olio perché ne abbiamo tolto troppo. Quindi si va a prove, un poco alla volta si toglie fino a che non troviamo la ruota libera. Spero di esservi stato d'aiuto anche in questo tutorial, scrivete nei commenti se avete qualche dubbio, mi raccomando mettete un mi piace e iscrivetevi al mio canale. Ciao ragazzi, al prossimo video. Volevo augurarvi tutti una buona Pasqua e una buona Pasquetta. Pasquetta, mi raccomando, tutti in bici a smaltire la colomba.